Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Marco. Oggi sto aspettando un pacco da Amazon, un pacco veramente importante, dove devo ricevere a momenti il green screen. E sto aspettando qui. Nel frattempo sto vedendo, come vedete, sto elaborando un altro video, sto vedendo anche i video su YouTube. È arrivato Amazon? Ok. Ragazzi, scendiamo, andiamo a vedere se è quello che penso io. Ciao Anna! È già andato? No, ma ha parcheggiato in fondo lì. Ok. Ragazzi, è arrivato un super paccone. Guardate un po'. Ordinato 4 giorni fa, 4 giorni circa, fa, sì. ok. Sì, pesa. Pisa? Ma tu hai la maglia dei Masters? Chi sei? Bellissima. I men? Io minimo. Minimo? Poi ho i guanti. Così oggi, ragazzi, vedete la Anna che almeno No, la vestaglia. non è con la vestaglia da unicorno. Sempre così infantili. Forte la Anna. La puzza di coronavirus. Cosa dici, Pila? Ci fidiamo a aprire questo pacco? Yeah! Cosa ci sarà dentro? Ragazzi, questo pacco, anche questo, un po' come la serra, lo aspettavamo da tempo. Nel frattempo è anche arrivato Lord Mizu. Questo è un acquisto che ho insistito per fare, Marco non era molto d'accordo all'inizio, però secondo me sarà utile per tutti i futuri video, anche per progetti un po' più importanti o diversi da quello che stiamo facendo, perché la nostra casa non si presta molto, soprattutto per il tipo di illuminazione che è insufficiente la maggior parte di volte, riusciamo sempre gialli o blu, non so se avete visto. Quindi abbiamo comprato green screen e un set di luci. Non è eccessivamente costoso, troverete il link in descrizione. Stavolta ha detto tutto lei e io sono felicissimo. Beh, il sabato non lavoro, neanche la domenica. Tra l'altro io lo userò anche per i miei video musicali, finalmente. Lascio il link in descrizione anche questo, abbiamo il canale musicale. E ecco, ma andiamo subito a vedere questo set. Unboxing lo fa la fila. Visto che sta per imbrunire, ragazzi, tanto per farvi capire quanto importante è l'illuminazione nei video, vi faccio vedere quante luci ho già acceso. Questa, una abat-jour che è aggiuntiva, la lampada del soffitto, questa abat-jour qua, ne ho due, Siamo sempre e scuri. siamo comunque blu. O O gialli o blu. gialli, o... Quindi veramente è fondamentale questa cosa qua. Dicono che sia Beh. studiato proprio per fotografi professionisti. Beh, oddio. Non so se i fotografi professionisti comprano queste cose a queste cifre, ma insomma. Ragazzi, diciamo che per il prezzo potete creare qualcosa di veramente carino in casa, poi lo vedrete nei prossimi video sicuramente. Ne faremo uso. Faremo buon uso veramente, cioè questo è un investimento per YouTube chiaramente. Cosa c'è? Logicamente il telaio, la struttura per il telaio che è in questa comoda borsa, sono due cavalletti e la struttura. Sì, sembra veramente solido. Allora. Mi stavo già per ammazzare. Fantastico. Contundente.
male. Ci sono due cavalletti e poi il telaio. Questi tubi, questo telaio è Telescopico. telescopico. Comunque, vedete, potete regolarlo, è veramente una. Allora, la dimensione massima, perché poi è regolabile, è 1,60 m per un massimo di 3 metri, che è tantissimo. Quindi Marco sarà felice di fare magari qualche video musicale all'aperto, si fa qualche sfondo surreale per le Sì, sue io non vedo musiche. l'ora. Ragazzi, nell'info box, alla fine, in descrizione, ci sono tutti quanti i nostri link, tra cui anche il canale dove ho iniziato nel lontano 2016 a fare i video, tra cui c'è anche Anna che canta. Andateli a vedere. No. No, perché scusa? Gli ombrellini possono essere fissati sui supporti e amplificano l'illuminazione. Non so se vi Aiuto! rendete Cioè, conto. praticamente illuminiamo Northampton con una lampada del È genere. risparmio energetico. Caspita, Aiuto! è enorme. Ragazzi, che È storia! anche in nero. Che stuoia! Vuoi? Questo lo capiscono i gamer. Vai di nuovo là. Già, zia! Bella. C'è anche nero, Ragazzi, guardate un po'. Questa è la lampada della telecamera. Cioè, lo vedrete completo, spero in 5 minuti. Barra 10. facciamo mezz'ora. Facciamo mezz'ora. E le istruzioni sono in cinese. No, sì. Oh, sì, sì. Dove stai andando? Mi spieghi? Ecco, ragazzi, abbiamo appena montato i primi due ombrelli con le lampade. Anna ha scelto di mettere un ombrello riflettente argentato e di qua abbiamo messo un ombrello bianco. Questo è un po' il risultato. Queste super lampadine fanno 135 watt, però essendo grandi così, beh, direi che non è male, pensavo consumassero di più. Tra l'altro stanno aumentando la Sì, sono luce abbastanza. Vediamo di che perché colore siamo? Ma andremo a vederlo nel video perché non sappiamo. Quindi puoi allungare quanto vuoi. Adesso ne ho messi due fino a un massimo di 3 metri. Se andate a vedere il video, ragazzi, che ho fatto dell'NHS, che applaudiamo, Di giovedì giovedì sera sera che alle 20. applaudiamo, ho usato la coperta in pile per fare l'effetto green screen che suonavo la chitarra nel West. E poi. Che c'è sto coso qua? Non si fa. Vai su. Vai da noi. Ma è strano però. Ci sta il foro! Ci sta il foglio, ci sta il foro! Se va! Chuck si gira. Dai, Marco. Non so se è giusto. Cioè, che c'è più luce da dritto, Perché però. abbiamo la Cioè, c'è il sole in giardino! Quindi. Allora, Ci questo sta qua. supporto, però non ho idea di dove lo appendi esattamente. Da qualche parte lo appendi. Puoi averlo sia oro, perché sta dentro, o argento. Quindi dentro argento, lo mettiamo oro, Incredibile. un vestitino di due passi Noi abbiamo oro, argento, e mirra. il bianco ce l'hai dentro, i teli, c'è anche telo 100% black, 100% white and grey. You're right, Mike. Quindi per il chroma key, per un buon chroma key, telecamera andrebbe esattamente adesso in mezzo, io andrò a spostarla, sistemerò meglio i due ombrelli, i due punti luce e.
Una luce va lì dove c'è la telecamera, o meglio che illumina noi, e un'altra luce va così, in questo lato qua, che serve ad eliminare le ombre dal lì. Tessuto, in modo che caricate gli sfondi. Ed eccoci ragazzi, questo è il risultato finale di quello che avete visto durante il video. Ci è voluta una buona mezz'ora per montare tutto e vedere come funziona. E potrebbe diventare praticamente una macchina del tempo barra spazio in questo momento. Nello spazio, sì. Visto che non si può andare in giro per via del coronavirus, magari riusciamo a visitare virtualmente qualche posto dove non possiamo andare fisicamente. E dove piacerebbe andare? Padova. Ed eccoci a Padova. Guardate quanto è bello il nostro bel prato della valle. Sì, io è un anno che non torno a casa. Io tre. Marco è 3 anni. Adesso vi portiamo in... Allora, visto che inizia a fare caldo, andiamo al Polo Sud. Vabbè. Oh, senti che bel fresco. Ma troppo freddo qui. Dove andiamo adesso? Voi scegli tu. Stavolta invece andiamo in Grecia. Ciao. Oh, mi piace la Grecia. È stato il nostro viaggio di notte. Va bene, ragazzi, noi ci salutiamo qui. Avete il link in descrizione. Alla fine dell'info box trovate tutti i link importanti degli oggetti che noi di solito utilizziamo. Noi ci salutiamo qua, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciateci un mi piace. Un bel like ci fa bene. E noi ci vediamo al prossimo video, che è subito esattamente dopo questo sì. Video. Anzi, lo giriamo proprio subito dopo questo. Quindi se vedete gli stessi vestiti sì, è per quello. Avremo gli stessi vestiti. Stiamo approfittando dello studio che abbiamo creato in comune. Bene. Alla prossima, grazie per essere stati con noi. Ciao. Ciao.